Buongiorno da New York, sono qui per la settimana di Pasqua. Mi sono appena svegliata a Park Lane Hotel di fronte a Central Park, che vedete in questo momento, e sto andando a lezione questa mattina. Come sono carini questi Line Friends, nei prossimi giorni andrò a vedere il negozio, ma adesso vado a lezione. Qui a fianco, il Re Leone. Un flashback di ieri sera. Appena atterrata, sono andata alla parte bassa di Manhattan per provare questo gelato famosissimo su Instagram. Non posso pronunciare il nome, eccovelo qui. Ho provato il popolare gelato nero al carbone di cocco. La mia valutazione, sapore 2 su 5 perché semplicemente sapeva di latte dolce. Ma eccomi qui questa mattina al Broadway Dance Center per una lezione di ballo teatrale. La mia prima classe è finita e adesso mi trovo in Times Square. Ho precisamente un'ora e mezzo prima che la mia prossima lezione di danza inizi ed ho trovato un bar, Freestone Cafe, che fa il cappuccino matcha che adoro. Eccomi di nuovo al Broadway Dance Center. Sto aspettando che questa classe prima della mia finisca. Questa è danza classica, le ragazze sono bravissime, hanno tutte una tecnica invidiabile. Io sulla mia tecnica ci sto ancora lavorando perché non ho mai fatto danza classica da piccola, quindi va bene così. Meglio tardi che mai. Finalmente la prima notte a New York e abbiamo scelto di vedere uno show a Broadway che si chiama Kinky Boots, letteralmente stivali sexy. Ma guardate quanti show hanno creato a Broadway, wow! Per l'occasione io mi sono messa i miei stivali sexy e sono pronta per lo spettacolo. Di nuovo in hotel, mi sto provando questa maglietta, un regalo speciale, che dice il sex appeal è nello stivale e davanti c'è la copia degli stivali dello show. Now your mama raised you better than that. Qualcuno mi dia una camomilla doppia. Buonanotte. Buongiorno da New York, sono appena tornata da una mezz'ora di palestra, veloce, ed ho preparato questa colazione biologica nella mia camera d'hotel. Sono riuscita a creare tutto questo da sola, in camera comprando tutti gli ingredienti dal supermercato mio preferito perché biologico, Whole Food. Ecco qua un'insalata verde con formaggio a latte crudo di capra, manchego, avocado, salmone affumicato selvatico e uova soda bio. Le patate dolci sono con la cannella e le ho comprate a Who Kitchen ed anche il frullato di frutto del drago che ho usato come base per questo frullato in tazza. Da bere c'è acqua Fiji e tè verde. Colazione meravigliosa. Da New York City per il momento è tutto. Ciao, buon appetito. Muah. Foto aerea di questa prelibatezza. Dopo aver fatto colazione mi sono dedicata allo stretching con vista perfetta dal 45esimo piano del nostro hotel. Subito dopo siamo andati al Central Park per goderci questa bella giornata di sole bevendomi questo buonissimo frullato da Press Juice, il mio posto preferito a New York per centrifughe e frullati perché è l'unico che usa al 100% prodotti bio. Ciao, eccomi a Press Juice, questo è il numero uno a New York per frullati e centrifughe perché è bio. Ci sono tanti negozi che offrono frullati ma solo questo è bio, ecco il marchio che usano negli Stati Uniti. È davvero importante perché se bevete questi centrifugati che sono processati in forma liquida vi bevete anche i pesticidi che non sono al massimo. Qui sono orgogliosi di essere bio e il mio frullato preferito che ho già bevuto due volte è l'Hawaiian Healer, che ha banana, ananas, zenzero e menta fresca. Togliete l'acqua con lo sciroppo d'acero perché personalmente non so per quale motivo lo aggiungano, basta lo zucchero della frutta e avanza. Approfittando della bellissima giornata di sole siamo andati nell'Upper West Side e verso l'ora di pranzo abbiamo scoperto questo macellaio dell'oro bianco, White Gold Butcher. Vendono carne bio senza ormoni e antibiotici, pollo, formaggi, prosciutto bio, una razza di maiale che viene dallo stato del New York, tutto ciò che vendono è naturale, decisamente delizioso, soprattutto il menù di carni cotte. Avevo un po' di influenza quindi mi sono presa una zuppa di pollo bio e qualcun altro si è preso un hot dog, poi però mi sono anche mangiata un mezzo pollo arrosto con salsa di menta fantastica. Dopo pranzo mi sono incontrata con mio cugino Andrea e abbiamo bevuto un cappuccino matcha e poi ci siamo recati a Soho per un giro tra negozi. È finalmente Pasqua! E prima di arrivare a New York ho scoperto che esiste questa tradizione particolare qui. Tutti quanti si presentano in Fifth Avenue con bellissimi cappelli, tutti quanti si fanno foto con chiunque indossi un costume appariscente, molte persone vestono i loro cani ed è davvero il momento perfetto per essere a New York perché
guardate qua, in Fifth Avenue, dove sto camminando adesso, la strada è chiusa al traffico e quindi è perfetto per godersi la città e scoprirla senza il traffico abituale. Ecco qui il famoso St. Regis Hotel. Ho appena passato il Trump Tower, la residenza del presidente, e guardate come tutti si divertono indossando cappelli barocchi. Ma secondo questo ecclesiasta, questa tradizione è contro la tradizione cattolica. Quando ho cercato online informazioni su questa tradizione, prima di arrivare a New York, molti scrivevano che non puoi chiedere chi, quando e cosa sarebbe accaduto, perché questa è una manifestazione completamente spontanea. Qui la gente si incontra e si dà appuntamento ad orari differenti, e la ragione principale di essere qui è per fare fotografie e farsi fotografare con cappelli e costumi originali, compreso cani e bambini. Alcuni cappelli erano davvero carini. Questo è... No, questo non era il mio preferito, questo era il più pazzo, ma ci sono anche coppie come queste ragazze che si vestono in team e tutti quanti sono felici di farsi vedere e farsi foto con queste creazioni davvero spettacolari. Dopo circa un'oretta passata a camminare e osservare questa decisamente particolare esposizione di cappelli, ci siamo dedicati al museo MoMA dietro l'angolo. Ecco la selezione di alcune opere che ho apprezzato, anche se non credo di averle capite tutte. Ma c'era un pezzo anche magnifico italiano, eccolo qua. Poi questa installazione multisensoriale che mi è davvero piaciuta molto. Questo è il nostro caro amico Van Gogh. E poi questo gioco di ombre creato da una struttura artistica aerea è davvero ingegnoso. C'è poi un'area chiamata Club 57, completamente dedicata a film, spettacoli live, ma prima di vederlo nel sottointerrato mi sono imbattuta in questa opera sexy. Questa è stata l'opera che ho apprezzato maggiormente, perché riguardava la luce ed il suono, ma anche immagini, ed era possibile immergersi completamente in quest'opera camminando di fronte al proiettore tra giochi di luci ed ombre suggestive. Mi è piaciuta la dualità della luce e dell'oscurità, comunque allietata dai riflessi dei cristalli, infatti mi sono anche fatta una foto di fronte. Ecco la selezione dedicata a film, spettacoli live ed arte, chiamata Club 57. Come anticipato, questa parte è organizzata nel sotterraneo, sembra di entrare in un vero club, ci sono poster di burlesque, ma anche dipinti inquietanti come questo, comunque divertente. Ho poi trovato questa stanza alla fine di un corridoio, con luci neon, e ho deciso di immergermi nell'atmosfera kitchen hippie con un po' di dance retro. Finito! Grazie per l'attenzione! Sto scherzando! Ballare e camminare mi ha fatto venire certamente un bel po' di appetito, quindi mi sono recata a U Kitchen, U per umani, ristorante bio, salutista, poi ho lasciato strategicamente un posto per un dolcetto. Questo è il mio gelato numero 1 negli Stati Uniti, perché è veramente italiano e anche bio, Grom Gelato. Seguitemi all'interno! Mi sono appena svegliata qui a New York, la quinta mattina, dalla finestra ho visto tutto completamente bianco e mi sono detta, wow, sta nevicando! It's snowing, you go out and play with snow in New York City. Adoro la neve, oggi vado nella Upper East Side per un po' di shopping intorno a Madison Avenue e penso proprio di prendermi un taxi perché sta nevicando un po' tanto. Wow, right? La neve è più bella del taxi. Siamo andati a St. Ambrose per un cappuccino, era perfetto. L'ho provato per la prima volta a West Palm Beach, buonissimo. E adesso ce ne andiamo per negozi a Madison Avenue. Questi qua sono proprio carini. Tornando al nostro hotel, ci siamo imbattuti in questo posticino qua che si chiama The Plaza Food Hall. È quasi interamente nel seminterrato del Plaza Hotel, di fianco al nostro hotel Park Lane, di fronte a Central Park. Qui si possono trovare tanti snack, molti bar, pizza organic,
pizza, che significa pizza biologica, l'unica che ho visto qua, creperie, cioè una creperia, è un insieme di fast food che sono leggermente più carini dei classici americani, ci sono anche ristoranti italiani, oltre che francesi, ma soprattutto bar con dolci e bevande calde. È decisamente un posto carino per uno snack, soprattutto se non avete restrizioni alimentari particolari come me. Anche se io personalmente ho trovato alcune opzioni salutiste come frullati e centrifugati bio, preconfezionati. Potete crederci, oggi è il mio ultimo giorno a New York City, per il momento. Sono stata qui a lungo e mi sono sentita davvero a mio agio, mi sento già una newyorkese. Questo è il famoso Rockefeller Center, è una giornata meravigliosa oggi. Ieri nevicava, sono stata davvero fortunata. Ho trovato un giorno di sole, un giorno di pioggia, un giorno di neve e un giorno nuvoloso, ed oggi è variabile. Bellissime frasi. John, il mio caro amico Rockefeller, mi auguro che ci creda veramente in queste cose. Ed io ho finalmente trovato un posto eccezionale dove bere un cappuccino matcha. Si chiama Chacha Matcha e adesso vado a provarlo. Davvero buonissimi, finalmente un matcha tea che mi soddisfa pienamente a New York City. Dopo non uno, ma addirittura due di questi tè giapponesi e qualche foto ricordo, mi sono recata al Line Friend Stores in Times Square per le ultime foto prima davvero di prendere il volo di ritorno. Sono così adorabili, con queste testone e questi occhi grandissimi. Mi sono fatta 1000 foto e il tempo è passato talmente velocemente in questo negozio che ho perso il volo, ma ne è valsa la pena.